Bravi, avrei fatto 30, ma io volevo passare in mezzo a voi. Come cazzo si passa? Come andiamo? Buonasera, volevo salutarvi, tutto bene? Senza di voi, chi fa questo lavoro, permettetemi il francesismo, è un minchione. Allora, ho molto rispetto per voi, come state? Buonasera, tutto bene? Buonasera, così vi trovo belli vitali, eh? Eravate convinti di andare a un rosario? Avete una bella carica, proprio una voglia da divertirsi tantissimo. Sembra incredibile, ma adesso proviamo a ridere. Perché ti guardo e mi viene da piangere? Scherzo, scherzo, vieni qua. Ciao, buonasera. Guardate lui è quello della compagnia che tira su tutti. Vabbè, mi metto qua. Ma io dico, ragazzi, si può aprire qua? Togliamo questa impalcatura, grazie. Se tutti sti bodyguard sembro Madonna, lascia aperto, tanto non è che... Capito? Sono... Riprendi tutto? Come ti chiami? Ciao Andrea, buon Natale! E no, perché se ci portiamo avanti, hai capito? Vabbè. Allora, è un periodo di grande confusione questo in Italia, ve ne siete accorti? Sì! Aspetta, no. Faccio una cosa per voi, perché eterno riposo, don lavoro signore, rifaccio la... È un periodo di grande confusione, ve ne siete accorti? No! Benissimo. Io ho iniziato la tournée a luglio della scorsa estate, entro in questo bar in Liguria, te lo giuro, come ti chiami? Francesco, il barista mi vede e mi fa, no, ma lo sai che lei assomiglia tantissimo a Peppe Braida? Ho detto, e certo, sono io, e lui, comunque identico. Bravi, quelli che le battute le capiscono, aiutano le altre salme qua, così ce la facciamo venire fuori da questa situazione. Vabbè, ieri ero a cena con della gente che lo conoscevo, parlavo di un argomento importante come la fecondazione assistita. Allora, quello che era con me a sto tavolo, io gliel'ho fatta sta domanda, ho detto, scusi, ma lei è favorevole o contrario alla fecondazione assistita? Lui mi ha risposto, dice, no, quando trombo io non voglio che mi assista nessuno. Prima mi ha fermato, dai, non me l'aspettavo questo applauso. Sta facendo effetto la pastiglia? Prima ve lo giuro, mi ha fermato uno che adesso, fortuna sua, ciao ragazzi, come va? Bene? Anche lì belli pimpanti, eh? Come va? Sì, bene. Siamo venuti a vedere che cazzo succedeva, però ci abbiamo una voglia di piangere, ci abbiamo... Allora, vi dicevo, prima mi ha fermato uno che adesso non lo vedo, te lo giuro, mi si è avvicinato e mi fa, che spettacolo fai? Ho detto, uno spettacolo sull'informazione. E lui, l'informazione interessante, sei mica dove è il cesso? Toscana, lo scorso inverno, in teatro, ma sono tutte vere. C'era il mio manifesto qua, io ero qua di fronte che stavo prendendo un caffè. Arriva sto genio, guarda il manifesto, poi guarda me, poi il manifesto, poi guarda me, poi gli è partita sta domanda. Dice, cosa fai tu, canti? Ho detto no, dico faccio ridere. Ah, come mai? Canti male? E allora mi sono reso conto che noi italiani ormai siamo arrivati alla fru. A livello politico non vi voglio neanche dire come siamo messi, perché lo sapete tutti, eh? Non ho capito. Ah, scusate, perché sennò poi si incazza. Scusate. Aspetta. Qua va bene? Allora la faccio qui sta battuta così. Scusate, devo farla a lei perché sennò poi gli parte l'embolo, hai capito? Allora, a livello politico vi dicevo, lo sapete anche voi come siete messi, no? Non voglio parlare di... Fai pure i cazzi tuoi tu, vabbè. Non voglio parlare di politico, l'unico politico del quale voglio parlare è quel politico grazie al quale io mi sono comprato la casa. Silvio, sì, adesso Silvio è caduto un po' in disgrazia effettivamente, però io me lo voglio ricordare i tempi quelli che era felici, i tempi felici, il giorno che ero a casa accendo il televisore e lo vedo con la bandana in testa, ve lo ricordate? Ve lo giuro, quando l'ho visto con la bandana in testa ho pensato, cazzo l'hanno operato al cervello. Poi ha iniziato a parlare e ho scoperto che l'operazione non era mica riuscita. Il problema di noi italiani, non so se siete d'accordo, è che da una parte ci sentiamo furbi, dall'altra ci prendono per il culo tutti i popoli del mondo. Siete d'accordo?
Dai, lo faccio solo per voi, tutti insieme, per mia colpa, mia grandissima colpa. E secondo voi c'è un popolo che è arrivato in Italia, hanno aperto 230.000 attività, stanno per farci un pacco regalo, chi sono? Bravo, sono i cinesi. Io adesso vi faccio un calcolo che, se volete, è allarmante. I cinesi sono più o meno 1 miliardo, non è vero, sono molti di più, ma per facilità di calcolo diciamo 1 miliardo. Noi italiani siamo più o meno 60 milioni. Se voi fate 1 miliardo diviso 60, ho una brutta notizia da darvi, fa 16,6 periodico. Questo vuol dire che noi abbiamo alle nostre spalle quasi 17 cinesi a testa pronti a mettercelo nel culo, e la cosa che mi fa più paura è che è periodico. Spiegatevi la battuta, poi andiamo avanti così. Vedi che lui mi dà soddisfazione. Dov'è il mio amico? Come va? Siamo partiti bene? Ti stai divertendo? Se sei stanco alzi la mano, io faccio portare una tisana e ce ne andiamo a casa, va bene? Va bene. Questo è il problema che abbiamo in Italia, no? Anche la televisione, quante volte avete sentito dire la frase "lo ha detto la televisione", come se fosse una verità assoluta, è vero o no? Io l'ho sentito a mia nonna. Noi, guarda, abbiamo una voglia di piangere qui nel cuore, proprio non... Però anche qui abbiamo dei personaggi e dei programmi che ci prendono per degli imbecilli. Ti faccio un nome, come ti chiami? Maurizio. Davide Mengacci, hai presente chi è? Avete presente chi è Davide Mengacci? Quanti di voi onestamente vorrebbero prenderlo a schiaffi? Quanti? Ma ci credete che è così in tutta Italia? Mengacci sarebbe l'antistress per eccellenza. Uno dovrebbe avere all'ingresso di casa propria, su un comodino, ritorna dalla giornata di lavoro che i coglioni girano, apre la porta, lo vede, pam! Però non puoi, perché è utile, alza l'autostima, più lo guardi e meno ti senti un coglione tu. Pensate, voi che l'avete capito, aiutate questi per favore, questi. Oggi in televisione hanno fatto vedere... Aspettate, devo passare qua sotto lo filtro, aspetta. Sei parente? Scusate, c'è il boss che mi stava dicendo, guarda che Mengacci era qua, ci abbiamo preso il caffè insieme. Basta. Chiamate la guardia medica per lui. Sto scherzando. Ragazzo mio, io ho 12 querele. Ti pare che c'ho paura di questa tua cagata di Mengacci? Ma secondo te, ma non ti devo rispondere, sì? E con chi altri hai preso il caffè? Ah, solo Mengacci. Gira male la vita tua, è proprio brutta. Sto scherzando. Dicevo, anche qua, quante volte la televisione ci fa vedere delle cose, no? Avete visto che oggi ci fanno vedere di tutto in televisione, anche lì nella clinica dove siete? Hanno fatto vedere di tutto, santi, poliziotti, medici, infermieri, carabinieri. I carabinieri della televisione sono uguali a quelli che si vedono per la strada. L'unica differenza che c'è tra i due è che quelli della televisione sono doppiati in italiano. Ma me la devo spiegare questa, vero? Che mi state guardando come dire, se non me la spieghi mi si stacca la vena. Siete stati fermati di recente dai carabinieri, parlano un italiano che è sconosciuto su questo pianeta, è una cosa di questo genere. Buonasera, cortesia, patente libretto che mi è stato uscito dalla circonnavigazione, lei mi deve stato dato a me il patente che glielo rendo al maresciallo di cui dovrebbimo sequestrabile la macchina, sebbene ma non siamo sicuri, bimbi ripetta nosa, bimbi ripetta pan. Come cazzo parla? I telegiornali, una volta c'era un telegiornale per sapere quello che era successo, vero o no? TG1. Ma c'è una selezione per prendere sto pubblico? Cioè, oppure li fate entrare così a cazzo, diciamo? Oggi di telegiornali ce ne sono 7. Sei andato a prendere caffè con Mengacci, ho capito. Oggi ce ne sono 7 di telegiornali per saperti le notizie che a noi personalmente. Cioè, tipo che in Inghilterra il principe Carlo ha compiuto 65 anni. 65 anni senza mai fare un cazzo. Guarda che non deve essere stato facile la vita per quello. Ve lo immaginate a cena? Dice, scusi principe, scusi, mi passa il sale? No, rovino il record, no. Le notizie di cronaca, cosa ci interessano di sapere di un uomo che ha ammazzato la moglie per soldi? Un'informazione utile sarebbe sapere quanto vuole quello lì
ma l'avete già capita? Per ammazzare la nostra di moglie, hai capito? Io mi chiedo spesso, non so se anche voi avete questa curiosità, ma non credo stasera. Lei mi sta dicendo perché c'è bisogno di uccidere la moglie, meglio il marito. Fai con quello che è andato con Mengacci, va? Iniziamo a fare un reparto lì dei mengacciani, così. Io mi chiedo spesso, non so se anche voi. Buonasera! Saluto voi là dietro, perché questo non è uno spettacolo, è un'assemblea condominiale. Ve ne siete accorti? Cioè, siamo una trentina, c'è tutto il condominio e poi c'è lui che sta in villetta con Mengacci, ma quello è un altro. Io mi chiedo spesso, chissà come sono quelli che noi vediamo in televisione, come sono poi dal vivo. Te la fai sta domanda? Ma io. Scusa, che ci siamo d'accordo. Purtroppo pensavo ci fosse un funerale oggi. Sono venuto, ma non vedo la salma. Ai tempi di Mani Pulite ho conosciuto Antonio Di Pietro. Ero così emozionato, non riuscivo a parlare. Neanche lui riusciva a parlare, non era neanche emozionato. Voi che l'avete capita, stavolta aiutate questi altri. Sgarbi dicono che sia antipatico, ma chi l'ha detto? Magari Sgarbi è uno che quando è a casa sua sta molto sulle sue, e solo quando è in pubblico sta su quelle degli altri. Che cazzo ne sa? La tecnologia dovrebbe migliorarci la vita. Sto per passarvi sta notizia, sentite. Questo è il vostro futuro. Sta per arrivare in Italia la videotomba. No, visto che avete questa bella carica vitale dai crisantemi, diciamo, arriverà la videotomba il prossimo anno. Sapete come funziona? Al posto della foto del morto c'è un monitor, tu lo tocchi e rivedi le scene più belle della vita del morto. L'hai sentita, no? Come se fosse un film. Berlusconi ha saputo sta cosa, si sta facendo costruire una multisala. Noi già ci abbiamo 3.000 problemi. Google farà uscire insieme alla Apple tra 5 anni, dimmi se l'hai sentita anche questa, la macchina che si guida da sola, senza usare le mani, l'avete sentita? Voi lo sapete che cosa vuol dire questa invenzione per un maschio italiano adulto da solo? Ho capito. In macchina con le mani libere. Adesso oltre a fare così e così potremmo fare anche così. Guarda che è fantastico. Hanno fatto uscire l'orologio della morte, lo dico, senti, ormai siamo diventati amici, a te. L'orologio della morte, ditemi se con tutti i problemi che abbiamo in Italia doveva esserci un imbecille che ha inventato l'orologio della morte. Funziona così, in questo orologio tu inserisci l'età, il sesso, il quoziente intellettivo, l'orologio della morte ti calcola esattamente il giorno della tua morte. Lo hanno fatto provare alla Santa Anche, hanno scoperto che è mancata nell'81. Però noi siamo italiani, dobbiamo venire fuori da sta crisi. Prossimo anno sai la tua vita come cambia? Con la casa che si comanda con la voce. L'avete sentita questa notizia? È quella che chiamano la domotica, no? Cioè io entro a casa mia ad alta voce, dico luce, parte la luce, vado in cucina e dico caffè, parte la macchina e caffè, vado in bagno e dico idro, parte l'idromassaggio, vado in camera da letto, vedo il letto e dico figa. Figa, vieni. Allora subito dopo dico mano e torniamo all'antica. Non è che la tecnologia ci può risolvere tutti i problemi del mondo. Grazie per te che hai fatto partire l'applauso, perché se aspetti gli applausi di questi altri, sto spettacolo è un'agonia. Vado avanti? Sei tu, l'ago della bilancia. Quando ti stanchi dici io mi sarei anche un po' rotto i coglioni e finisce lo spettacolo. Però dicevo, siamo italiani, dobbiamo uscire dalla crisi, vi faccio vedere due. Ciao!